Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dinamo Biora, qui da Alessio. Stiamo per interrogare il VIP, che è l'ultimo tipo di servitore livello 2 che ci serve. Passiamo alla velocità. Attenzione, cominciamo subito una scena di brutalità. Guarda che crudeltà, oltre ogni misura, il dito nell'orecchio mentre ti distraggono e ti fanno tutte luci verdi così non ci capisci in cazzo. Macello, guarda qua, il solletico tutto scordinato, tutto fatto male. Attenzione! Caccola che muoi, siccome hai visto la gamba tua che laggava, muoi! Ecco qua, infatti sì, una sopravvissuta. Allora, quindi devo fare l'addestramento del VIP. Oh, raga, ma qua c'è più spazio! Task complete. Guarda quanto è grosso! Ragazzi, fammo uno spostamento. Oh, eccola, basta. Primo classificato ai mondiali di Tetris. Allora, ecco qua. Vai. È macello, sta stanza è un casino, Sta stanza è proprio un casino. Ma appena faccio l'evoluzione, però mi sa che mi basta uguale, considerando che probabilmente dovrò pure fare altri tipi di servitori ancora. Allora, vai, spostiamo tutte le slot dentro la sala slot. Su Dinamo Biora, ragazzi, siamo a favore del gioco d'azzardo come metodo di guadagno per il casinò. E questo è proprio comprovato da dati scientifici che vi posso fornire. Che ovviamente sono il casinò non fallisce. Guarda un po'. Allora, sembra che i turisti possono passarci pure se c'è solo una strisciata dal muro. Quindi va bene così, ma erano solo queste dalle slot. Ah, famo così, spostiamo di uno. Poi famo un'altra sala slot. Ma famo tutte a trench. Ah sì, famole a trench. Ok, famo così. Poi famo la porta della sala slot, perché c'è una sala slot, che fai? Cioè, però è vietato ai minori, no? E qua non lo so che ci metto. A stazione sondaggi. A stazione sondaggi lo sai da metto. Qua metto qua ai lati della stanza, diciamo, d'ingresso. E ne mettiamo pure un'altra qua. No, mi pare che ne avevo fatta pure un'altra questa. Eccola qua. Vai, leva questa qua, non mi piace là. Là c'è le sedie. Vai. Ci siamo. E qua ci mettiamo qualche nuova struttura appena arriva. I servitori sono stati pagati con proprio il suono della cassa stereotipato. I biologi biologano all'attrezzo dei biologi. I campioni organici, con proprio il simbolo della scienza. Quindi qua si fa scienza per forza, ragazzi. E qua, questo che sta a fare? Ha già si è rotto, cioè ha comprato mo, già è mezzo sfasciato. Senti, però, se l'ho comprato mo' è già mezzo sfasciato, vuol dire che in realtà i tecnici stanno sempre a tecnicare in giro. Forse ne devo fare qualcuno di nuovo. E quanti ne faccio? Ecco, ne faccio 30, ne faccio 30, sommato. Faccio 30 tecnici. Ragazzi, una struttura nuova già stava smezzata, vuol dire che bastano. Vuol dire che bastano proprio. La sala slot, ecco qua, veramente figa come idea, Troppo bello. Una base perfetta. Andai, i turisti come si riposano su ste sedie? Ma fanno una sedia nella sala slot, no? Cioè, ma scusami. Dove sta? Tiè, ecco qui. Così quando hai cominciato a sentirti stanco dopo che hai perso fortissimo, te vai a riposare. Tutto preciso. Tutto preciso, perché che fai? Non lo fai preciso. Costruisci addestramento VIP? Zì, quanto ci vuole? Ci vuole un anno e mezzo? Qualche missione secondaria che mi dà qualche rinfrescata dei soldi? Addestra le guardie, addestra i tecnici dopo che ti hanno fatto ammazzare il tecnico nell'altra missione. E vabbè, andiamo a vedere. Questo chi è? Ah, è Atomica Olga, va bene. Qui si è anche riliberata la tensione della zona e l'agente X non è venuto. Forse deve succedere più di una volta. Non lo so, ragazzi, non ho idea. Andiamo a vedere dove sta Simmetri. Oh, c'è sta. Dove sta? Mi sta bocca a fa... Invece no, invece sta là.
Mamma mia, qua quanto è alta la tension. E questa sarebbe la seconda area che si sbrocca davanti ad Omega Olga. Quindi faccio così, tiè. L'annullo. Ma senti, ma andiamo a abbassare la tension da Atomica Olga? Ecco, se mo qua esce il progetto di abbassare la tension in Europa dell'Est, la abbassiamo la tension. Leva la pausa, se no non esce mai il progetto. Altri soldi. Ecco, abbassa la tension. Ok. Qui stiamo, qua stiamo andando fortissimi, calco, ecco qui, addestramento VIP, a destra un VIP solo dovresti fare, premo il tasto T, uno shortcut nuovissimo, scoperto a caso. Facciamo 4 VIPs e abbassiamo 2 gli inservienti. No, li lasciamo sempre a 10. No, ne abbassiamo di 2, vai. A destra il VIPs. Questo che vuole? Ben nutrito. Quindi se il tizio magna al posto giusto, strilla. Attenzione. Quindi in realtà tattico, è vero. La descrizione, per una volta la descrizione non è una cosa a caso. Carne e patate sono i cibi preferiti, sono i video di forzuti. E quindi in realtà i forzuti andranno a mangiare al bar e ristorante. Ecco qui pure il tecnico adesso è ben nutrito perché ha mangiato al sushi bar. E siccome dei sushi bar, sì, dei sushi bar, siccome dei tecnici c'erano una cifra, mi conviene fare un altro sushi bar qua. Sì, lo famo così, dai, famo così. Tiè, non è proprio simmetrico, No, che palle, non è simmetrico. Non sono contento, calco. È arrivata un'ondata di investigatori. Tanto questi proprio tutti si stanno a far smaligia. Senti, ma qua c'è la modalità truffa sul coso dei sondaggi. Raccoglie denaro dai turisti invece di indebolire gli agenti, però. È bella, bella sta modalità alternativa, mi piace. Quindi ne famo 2 per indebolire gli agenti. Ne famo 2 per indebolire gli agenti. Tiè, ecco qui. Però non me va, così no. Scusami, no. Se una cosa la devi fare, devi fare bene. Ok. Va bene. Così, signore, ma vuole donare alla causa dell'isola di Evil Genius? Come Evil Genius? Di Good Genius, in realtà, scusate, mi sono sbagliato. No, è balla velocizzato. Oh, ma è pieno proprio dei turisti, guarda qua. Gli si abbassa la determinazione, sentendo cantare il cristiano. Allora, stranamente non puoi fare modalità truffa sulla sala slot. Quindi in realtà questi probabilmente non scopriranno nulla guardando la sala slot. Oh, se fa una partita. Questo dovrebbe lavorare invece se fa una partita alla sala slot. Un'arguzia accattivante, un nuovo obiettivo. Comunque, un nuovo tipo di servitore è ora disponibile per l'addestramento, che è il coso. Oh, e questa? Che cos'è? Ah, beh, questa è la cosa della missione secondaria. Ma perché mi si apre sempre una missione secondaria a caso quando ne finisco una? Allora, comunque, più 30.000, bar in fresco, accoglienza e pianoforte. Una turista nel mio comodo, prendetela. No, sono del personale. Oh, good. Va bene, c'è sempre un po' di classe. Benissimo. Call off your guards. Attenzione che chiamare le guardie, forse. Ah, voglio arrestare. Le cose procedono bene, è ora di tornare ai tuoi piani malvagi. Benissimo, ma arrivano 10 operai così, cash. Il dispositivo Mida nascerà. Basta ritardi. È solo qualche altro ritardo, dobbiamo procurarci alcuni componenti. Componenti? Quali? Tutti. Bene. Andiamo a fare shopping. Oh, ma vediamo se questi stanno a fare la partita allo slot. Guarda, proprio a forma di diamante la leva. Allora, questi magari vincono.
Ma a determinazione non gli scende. Boh. Ah, però ci hanno lasciato un po' di soldi. Hanno l'abilità, l'abilità. E che fa quando gli si abbassa l'abilità? Non lo sa nessuno. Procura di parti di Mida sul piano, sul palcoscenico mondiale. Ecco qua, in Groenlandia. E devi pure avere la rete criminale del livello 2. Ah, proprio si infittisce proprio al massimo qua la situazione. Vabbè, comunque, si strilla dappertutto. Questa dovrebbe essere a bassa tensione con i dossier. E lo facciamo, perché tanti i dossier sono praticamente gratuiti. Che a Trench? A Trench, qua c'è la Symmetry, così non viene a rompere le balls. Qui posso rubare fortissimo con i dossier, se sono matto. Questo che cos'è? 3 inserviente, diminuisce di 10 il numero di turisti nella base. Oh, raga, io non capisco se è una cosa positiva o no. Cioè, secondo me è negativa, cioè, perché i turisti ti lasciano i soldi. Perché lo dovresti fare? Qua... Cioè, non mi pare che siccome ci stanno troppi turisti succede qualcosa. Sinceramente non lo so. Vabbè, comunque sto rubando dappertutto. Tutte le zone sono occupate. Lo devo fare il tavolo per gli inservienti. Quindi cancello questo qui. Vendiamo il bar e il ristorante. E ci mettiamo il bar e l'infresco. E senti, ci mettiamo pure un bancone cibo base per... Boh, non lo so. Potrei fare un sushi bar, due sushi bar uno davanti all'altro per l'operai, senza che clicco la cosa dell'intelligenza. Tanto l'operai fanno come gli pare. Quindi fanno così. Questo mangiano solo... No, adesso lo so cancellare quello. Forzuto. Forzuto, forzuto. Questo scientifico. Ok, e andiamo al piano di sopra, fammo un altro generatore nucleare. Oh, ma qua è un casino, raga. Cioè, ne ho fatti un miliardo. Eppure è finito lo spazio, raga. Cioè, è finito lo spazio alla fine. Cioè, stavo tipo a una piotta e mezza di energia extra perché avevo messo tipo 100k in generatori nucleari. In realtà, alla fine ho finito sia lo spazio che la corrente. Uno, due e basta. E poi basta a creare cose energetiche, oh. Ecco, senza energia. Ah, perché sto a spostare i gericosi. Mo se stacca subito. Quando tu dici voglio spostare, già si stacca. No, così, la magia nera va a staccare la spina. Comunque dovrei aver addestrato dei cristiani che mi facevano fare missione secondaria. Ecco qua, eccolo qui. Addestra guardia, uccidi investigatore. Beh, a proposito, devo fare una storia secondaria. Facciamo una storia secondaria. Potrei cercare. Ma senti, ma perché non facciamo una cosa col bottino? Che so di meno, quindi qualcosa è cambiato. Quindi forse li devo fare abbastanza velocemente. Libertà e giustizia per te. Hai intenzione di indispettire gli amanti della libertà di tutto il mondo rubando lo stato della libertà. Non puoi riciclare dei vecchi piani, ti serve qualcosa di audace. Vabbè, famo questa qua. Ho bisogno... Non ho davvero abbastanza di quella donna, così compiaciuta e condiscendente. Ogni volta che la guardo in faccia mi viene voglia di urlare. Di chi stai parlando, capo? Dalla Stato della Libertà. Vabbè. Come se mi picchia una statua. Vedi quei servitori come sono belli sexy. No, non la picchieremo, la ruberemo. O almeno la parte di lei che riusciamo a far stare nel mio ufficio. Quindi te devi rubare la Statua della Libertà. Andiamo a vedere. E dove sta? E dove sta? E scorgi da un piano al ripetitore radio. E che vuol dire? E che vuol dire? Cacco, lo devo premere sempre. Ok, allora. Elabora un piano. Ah, ma che è? Una roba nuova? Va bene, facciamo un piano a sti 4. Ah, vedi, se anche funzionalità extra degli oggetti che già c'hai quando vai a fare altre cose. Raga, ma sto gioco all'inizio ti pare che ci stanno due o tre cose, ma poi dopo un po' fermalo. Boh, va a finire tipo roba Universalis, tra un po' a stabilire. Ma guarda quanti turisti ci stanno, è pieno. Quello stava cercando di entrare.
vabbè, perché c'è sta blackout, però è per colpa di sta cosa. Ecco, questo l'hanno portato alla sala slot. Zii, fatti una partita. You oh, can't afford to pay all non of your puoi millions. pagare stipendi ai servitori. Ci siamo. Ci siamo. Come ci piace a noi. You're running out of gold. Allora, comunque, qua Maybe facciamo una from cosa per above, solo gli this imbroglioni. spilled water will drain all your power supplies. Ok. Forzuto, forzuto, forzuto. Questi a caso, quindi ci vanno tutti. E ovviamente ci stanno gli scienziati. Vabbè, però se ci vanno gli scienziati va bene. Ah, vedi, il coso di sushi che ti passa sul carrelletto. Ci siete mai andati? Buono culo che ha ancora sushi. Che se può fa? No, comunque sembra che ste botte di morale quando finiscono i soldi, mo riusciamo praticamente a contenere, eh. E scoggi da un piano di ripetitore radio, quindi mo lo stanno facendo. E non sembra che ti disattiva il fatto che stai guadagnando. A uno solo può averci elaborato un piano. Sì, uno solo può averci elaborato un piano, però non ti disattiva l'output de. La produzione del segnale non è che o ci fai il segnale oppure quell'altro, insomma. Comunque qua ci facciamo sti due tavoli, li facciamo solo scientifici, ma questi con la cosa blu i so. Ah, so i pieri! So i pieri! Se ci stanno qui i pieri, qua sopra mi sa che mi conviene fare un tavolo quello là dei pieri. Quindi vendiamo questo e facciamo il. Che è bagno fresco, pipiere, sì. È macello, eh. Va bene, tiè. È solo per gli imbroglioni. E i poracci vanno a quest'altri, tiè. Oh, mi sa che mo stiamo al numero giusto dei de cristiani per riparare gli oggetti. E certo, 24 la stecca te lasciano, 28. Boh, non mi piace. Obiettivo facoltativo completato. Ah, raga, ma saranno tipo 3 puntate che sto a fa. Che sto a fa sta ricerca, zii. What next? Senti, prima che ho mandato I will not do l'intelligenza, so. vedo se sta, I qualcuno si want deve my money. addestrare. Non pare. No, qua c'è un imbroglione, quindi vediamo se lo posso fare pure a distanza. Didn't I promote you already? No, l'ho sprecato, perfetto. No, ci deve Evil stare Cristiano. never sleeps. No, volevo I vedere se già didn't. basta che qualcuno era assegnato all'edificio, se diciamo si attiva già il potere, invece no, devi proprio aspettare che si sta a destra. Oh, allora. Non si può impostare niente su questi edifici, eh? Ah, comunque abbiamo costruito la prima centrifuga che costava ben 100.000, 20 di corrente. Mo anzi, vediamo se c'è sta Why is it generatore now? ancora dopo, che mi pare che c'è stato anche un tipo di generatore Task elettrico più complete. potente. Incarico completato. Ok, allora, insegna agli operai come comportarsi al casinò. Ma che vuol dire? Impara come comportarti. Ah, ci stanno pure altre cose. Solo al tavolo del baccarà, si può fare? Sì. Allora, guarda, faccio. Impara come comportarti. Impara come comportarti. Vediamo se uno solo si può fare. Sì, uno solo. Allora, truffa turisti l'altro. Ok, va bene. Oh, è un sacco di attività in più se stanno a potenziare comunque. Comunque devo fare 0 su 600. Questo ripetitore radio fornisce una potenza di segnale ancora più forte grazie al suo mini schermo che aiuta i servitori a direzionare più efficacemente le onde radio. Allora, volevo vedere dov'è il nuovo tipo di generatore nucleare, come diceva Homer Simpson, ma non si può fare perché devi stare a livello 4. Intelligenza dei servitori forzuti, ma che ci fai con queste cose? Il morale di tutti gli scienziati? La vita dei scienziati. Postazioni di guardia avanzata, letto di lusso, letto di lusso. Riducono notevolmente il tempo di inattività dei servitori. Mi piace. Quali sono i bastoni della porta a bastoni chiodati? Allora, il morale di tutti gli scagnozzi dei 50. Limite servitori nel covo più 15.
le statistiche dell'Evil Genius. Le statistiche dell'Evil Genius se falle right now, che mi sa che ci vuole tipo 10.000, due soldi e poi si fa al volo. Vai, così posso fare due volte l'abilità del potenziamento. E poi volevo andare a vedere qua come si fa quell'edificio, perché quell'edificio in linea teorica mo ci cambia un po' la situazione. Ripeto, radio avanzato 2. 2 di segnale invece che uno solo. Quindi mo dove mettere, ma sostituì tutti questi a mettere quell'altro. Un macello. Allora ragazzi, con questi susseguirsi, con questo susseguirsi di nuove feature del gioco, io vi lascio e ci vediamo alla prossima puntata. A presto!